Siamo tornati a un nuovo match della Tenos League 8. Buonasera, io sono su Max. Io sono Andrept e andiamo a commentare un match tra Magistrix contro... Sì, Magistrix contro Sharp Infinity, il grande ritorno di Sharp che mancava da un mesetto, contro il nostro Magistrix che dopo essersi dilettato con la sua baionetta ora ritorna al suo main originale che secondo me usa meglio, che è Ryu. Andiamo a vedere. Esattamente. Ryu contro Greninja. Come lo vedi il matchup? Sì, è un matchup particolare perché Ryu comunque gioca bene con spoiler, però anche Greninja da dire la sua, insomma. Quindi vedremo, insomma, dipenderà dalle abilità dei vari giocatori e dal buon utilizzo dei general beat. Esattamente. Qui Ryu ha la possibilità di mettere combo con i tilt per fare molti danni e concludere con Shoryuken. Magistrix è particolarmente bravo a fare questo genere di giocate. Vediamo intanto una fair da parte di Sharp. Mette pressione allo scudo con il fair. Non entra, ecco il proiettile, lo colpisce, lo prende quasi tutto. Vediamo, cerca questo Shoryuken un po' greedy e soprattutto sfrutta la piattaforma per fare uno scudo molto più veloce. E ancora cerca il neutral air, ma... non va a laggare così tanto da essere pulito. Tutto questo da un vediamo, mette il proiettile lì, arriva il fair, si stanno sfiorando, ecco invece entra, ottimo, cerca di chiamarlo con l'acqua. Può rischiare Ryu in questi casi, non esattamente un recupero eccezionale. Esattamente, può pimparlo in qualche modo grazie a questa qua. Arriva il down air che rimbalza sullo scudo, quindi va safe. Ancora down tilt, cerca il fair che lagga un pochino. Arriva Magistrix che ora con uno Shoryuken ben piazzato, una combo, potrebbe prendersi sicuramente lo stop. Ecco, perché... attenzione. Siamo, cerca il down smash, ma non entra. Mette smash, ha sfiorato la perfezione da parte di Sharp. Cerca la presa, no, invece le jab. Il proiettile con il DDS invece, eccolo lì, il neutral B da parte di Magistrix che prende qualche danno. 64% arriva il back air e le... il tetto un po' più vicino sia ai lati che la parte superiore dello stage permettono la kill a questo momento del back air. Ancora il juggling da parte di Sharp che ancora è la pair, cioè questa particolarità che è multi hit, quindi il focus è uno degli strumenti più utilizzati da Ryu per scendere sullo stage, viene neutralizzato. No, qui ancora il fair da parte di Magic che prende più del 12%, legge perfettamente lo shadow sneak. Dash attack, c'è tenta il fail, devi trovare questo attacco. Il focus viene interrotto. Ottima cosa, ma Magistrix scuda alla perfezione. F tilt, cerca l'up smash. Ecco lì, smash che non uccide. Vediamo cosa riuscirà a fare. Lui avrei tentato una sorta di kick con la P, di nuovo il fuoco. Magistrix deve capire che là il down B non è utilizzabile in questo caso. Non rimbalza sullo scudo, va unsafe, ma riesce a salvarsi lo stesso grazie a uno scudo repentino. Vediamo, lo mette lì, Magistrix uccide. Ora queste percentuali uccide la pro. Con il tetto più basso, Aptro va a killare. 44% non è uno svantaggio troppo grosso. Arriva il neutral down e il ancora neutral down, anche se io non so distinguere bene il neutral down down. Vabbè, te lo farò presente. Vabbè, vediamo, cerca ancora il fail in spacing. Deve fare questo tipo di gioco, fare molto spacing e cercare di giugglare. Questo è quello che deve fare Greninja. Invece Ryu deve sfruttare il fast falling. Vediamo, tenta questo setup da un throw to pay, questo smash. Veramente perché Magistrix riesce a sfidare. Ottime, tre jab. Cerchiamo anche il read, arriva l'F smash, il piede in faccia alla rana rosa. E quindi 1-0 per Magistrix. Molto offensivo in questo caso, riesce a dare addosso a buon Sharp che comunque sta avendo un po' di difficoltà, forse conosce poco il Sharp o comunque il suo personaggio non ha, dovrebbe sfruttare di più i possibili gimp che potrebbe fare con l'AP. Deve cercare di leggere il gioco di Magistrix che è abbastanza, c'ha il suo setup, c'ha il suo pattern molto definito. Questo è probabilmente una mancanza di esperienza da parte di Sharp che è mancato per un mese da una scena. Quindi disabitudine, diciamo. C'è la possibilità di recuperare, però attenzione subito. F
famosissimo Sharp, che però prende solo questi danni. Nidra che non riesce mai ad entrare. Arriva dietro a Nidra, eccolo lì. Nidra che lagga davvero poco on stage, mentre lagga molto in aria. Molto molto strano. Questo è stato 4%, sta prendendo un momento in Magistrix. Ho detto un approccio di Fair, non riesce ad avvicinarsi abbastanza. Cioè i proiettili ancora già, perché dalla distanza danni, molti danni. Ecco, Nair, ottimo, poteva concludere con un Fair, un F smash. Sta prendendo tanti danni, eccolo lì, c'è quello Shoryu che non sbaglia, perché Greninja non era abbastanza vicino per subire questo colpo. F throw. Perché in qualche modo lì poteva esserci un F smash o qualcos'altro per punire questo nostro. Sbatta ancora, tenta la Fair. Chissà se è un abusivo dovuta. Può essere di sì. F tilt da parte di Magistrix, vediamo. Indietreggia, va la presa, F-Dro. Cerca questo Neurair e invece arriva lo Shadow Sneak, che colpisce in pieno. Magistrix, ancora il Fair. Non l'ha di fatto ancora, mette lì, la schivata è perfetta, va a recuperare perfettamente. Vediamo un po' adesso come apparceranno i due che sono in agenzia di parità. Attenzione, qui ha sbagliato la command, lì per scappare, eccolo lì! F smash, primo vantaggio in questo set da parte di Sharp. Però 114% la vita è difficile per lui. Rischia un po' troppo, se si chiama Magistrix, che subisce lo stop. Vediamo se riuscirà a recuperare, comunque la percentuale di danno è molto alta in Sharp. A throw, a Fair, una stringa, ma solo 24 danni da gente, deve fare molto di più Sharp. Ancora! Anche per Petro con il proiettilino. Rischia molto di bene, ancora! No, manca il punish, peccato! Sta rischiando un po' troppo, ma dice. Sì, ma può permetterselo perché. 75, ora 42, ora però la vita è un po' più difficile. Mi basta molto di meno per killare Greninja, non ha bisogno di particolari stati. Ottima rid! Ottima rid, però in questo caso che va a cercare la rollata del proprio avversario. Ottimo, riesce a leggere molto bene e si riporta sul pareggio di stock, ma non di percentuale, 56%. Deve tenere la concentrazione e recuperare i danni. Ma Ryu è un personaggio che recupera i danni molto velocemente. Attenzione però, però un ottimo setup. Ha tentato il backer ma dall'altra parte purtroppo. Rischia questo down air. Vediamo, attacca F smash, focus attack che viene cancellato. Arriva il proiettile. Oh! Che giocata! Wow! Da parte di Sharp Infinity! Cerca questo side B che entra nello spazio praticamente. Davvero fantastico! Era assolutamente lontanissimo dallo Che stage. Giocata da questo che è uno che probabilmente è uno dei Grey Ninja più forti nell'intera Italia, anche perché ce ne sono pochi. Sarebbe l'unico in questo caso. Esattamente. E ha fatto una giocata fantastica, non se l'aspettava nessuno. Nemmeno Magistrix, altrettanto noi. 1-1. Side B offstage da parte di Sharp. Setup fantastico, dash attack to side B. Va bene, quello lì. Shuriken side B. Non una combo, però un ottimo read da parte di Sharp. Era sicuramente nella top 5 delle giocate. Non poteva aspettarselo. Esattamente, quindi. Un colpo del genere. Quindi 1-1. Tra questi due giocatori. Magistrix potrebbe pensare di switchare uno switch a Baio. Non è una possibilità, non, di non pochi problemi a Sharp. Non saprei, tutto sta nella testa di Magistrix. Attenzione, switch a nome e di conseguenza. Come ci aspettavamo noi commentatori, Bayonetta, personaggio che ha fatto tanto parlare in questi ultimi mesi e che si pensa ha portato molti giocatori a fare piazzamenti molto più alti di quelli a cui erano abituati. Sono carpiati dal personaggio. Però Sharp non si lascia intimidire e parte subito con una sedia a pere, attenzione. Allora, una buona cosa che ha imparato Sharp è che per uscire dalle varie combo di multi hit sta utilizzando questo side B, cosa che io non avevo mai visto da parte di Greninja, anche perché rari Greninja da vedere in realtà. Però vedi, lo sta sfruttando sempre. Chissà se questa cosa. No! Vorrete perché pizza a un euro. Tutto a un euro. Comunque. Intanto Sharp Infinity da sta giocando davvero molto bene. Che fa infatti il vantaggio, ma solo Batwitty che fa prendere dei danni, ma non il colpo.
tenta la presa, non va da un tilt, Nash arriva, Witch Time, inizierà con le combo, meglio, ottimo Magistrix, c'è riuscito, arriva con il side B e lì deve pulire, perché deve leggere la lettura di Sharp, come lagga non poco quel side B, esatto, deve e qui sta prendendo momentum Magistrix, sembra aver capito il gioco di Sharp che inizialmente stava prendendo il sopravvento ancora, side B, se lo porta ancora con la B, cosa? Sharp ci sorprende ancora una volta con il Shadow Sneak. Ah, era Side B? Sì, e riesce a prenderlo e a punire. No. La giocata davvero greedy di Magistrix. E ora 120%, la pressione è davvero alta. Ma serve davvero poco a Magistrix per prendere questa kill. La deve prendere subito. E non lì. Triplo colpo di Jeb. Non deve rispondere. Non va, Sharp ottima di AI. Ragazzi, che match, attenzione, tenta il down smash, cerca la P per punire, arriva col side B, furioso Magistrix in questo caso. Non deve rischiare nulla, tenta il down air, non va, a B, va molto safe con il side B, non riesce a prendere, ancora, sempre side B, ancora, up, air, invece killa, 21%, buona percentuale, mantenuta da Magistrix, ma... Sharp è ancora lì, pronto a dare fastidio a Bayonetta. Ancora, ancora la Fer che interrompe il side B. Ora che si gioca in aria la situazione è molto molto strana. Attenzione, perché lo Shadow Sneak potrebbe riprendere la kill, come anche la Fer di Bayonetta potrebbe prendere la throw. Ancora Fer che non va, ancora down throw. Down throw esattamente. Attenzione, non va, ancora down throw. Deve pulire in qualche modo, cerca il down air per colpire giustamente il hitbox che va oltre lo stage. Parte, niente, Shadow Sneak un po' rischioso e Magistrix deve puntare su per punirla con il side B ancora. Shadow Sneak che fa salvare Sharp in questo caso. Attenzione ancora, andiamo neutra, adesso in parità i due. Molto in parità, esattamente, si gioca il passaggio del turno in questo caso. Oh, cosa? Madonna! Sharp sta tentando delle cose davvero assurde e comunque riesce a essere molto semplice. Fair! 94%, tenta ancora, è qui leggibile. Back throw. Di andare, vediamo come lo pulisce. Non riesce a pulirlo. Ottimo salto da parte di Zero. CB ancora, Fair! Non entra. Ah, forse niente. Contro fase neutrale ancora, mette quel proiettile. Bayonetta soffre i proiettili. Attenzione, il Witch Time punito in questo caso, ma ora live oh mio Dio! Sharp! Grazie a questa ottima lettura! Si porta a casa il match per 2-1! Incredibile match di Sharp che ha dato il meglio di sé in questo caso. Ha fatto vedere cose pazzesche il secondo e il terzo. Il terzo match. L'abbraccio tra Alex e Sharp Infinity, mentre noi sorpresi dalle giocate. Aiuto, sono morto. Sharp Infinity che ci ha fatto sognare. Peccato che Magistrix che aveva preso il sopravvento nel primo match. Poi nel secondo ha giocato anche bene, ma grazie a un'intuizione di Sharp è andata a perdere. Terzo match ha cambiato Bayonetta, questa cosa l'ha limitato perché ha iniziato a subire molto il gioco di Sharp, che con l'ottima intuizione dello Shadow Sneak sulle combo. Ma Magistrix ha giocato bene. Ha giocato molto bene. Lo Sharp in formissima per quanto riguarda. Penso il miglior match che abbiamo visto entro oggi. Non so se ce ne saranno altri perché lo dobbiamo ancora commentare in un futuro prossimo. Intanto, noi chiudiamo questo match. Se volete, mettetemi piace alla pagina dello Terrorous Crew, iscrivetevi a Smash Bros Italia Sfide Online, iscrivetevi al canale Terrorous Crew di Smash Bros Italia e tutte le realtà annesse connesse, Jupiter, Altomare, Smash, eccetera, ma soprattutto Super Smash Bros Italia, dove verranno pubblicati questi match. Mettetemi piace alla pagina di TG Prep. No! E iscrivetevi soprattutto a Smash Hell Italia! Quindi un saluto da Andrept e da Simmax! Al prossimo match!